Motivo diagonale. Oggi vi farò vedere come lavorare questo campioncino di questo motivo che va in diagonale. Ora, non so effettivamente quanto possa davvero interessare un campioncino di un motivo così, ma io l'ho usato questo qui per fare una parte della copertina di Cosimo, la famosa copertina, e anche perché voglio fare un maglione tutto patchwork come quelli che vanno di moda ora, tipo Harry Styles. È anche un punto double face, vuol dire che è uguale da una parte e da quell'altra. Io mi chiamo Sofia Vettori e lavoro a maglia da quando ero bambina. È una proprio delle mie più grandi passioni. Mi insegnarono mia mamma e mia nonna, anzi, a dire il vero, la mia prima passione è stata l'uncinetto. E se mi volete conoscere un pochino meglio, potete visitare il mio blog che si chiama ilmondodisofiablog.com. Per fare questo punto basta saper lavorare diritto e rovescio. È molto 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 semplice e io ho utilizzato un filato di lana e un paio di ferri numero 5. E sì, adoro i fiori. Se anche voi adorate i fiori e vi piace questo canale, iscrivetevi e lasciatemi un bel like, mi raccomando. Al lavoro! Per lavorare questo campione ho avviato 27 maglie, perché questo tipo di punto si svolge su un multiplo di 3 maglie. Iniziamo montando 27 maglie sul nostro ferro. Come sempre, se volete imparare questa tecnica per montare le maglie, potete guardare uno dei miei vecchi video dove spiego proprio questa tecnica. Ma adesso ci troviamo quando ne ho montate 27. Ecco qua, ho montato le mie 27 maglie e adesso devo lavorare 3 maglie a diritto, 3 maglie a rovescio, alternato. Iniziamo insieme lentamente. Quindi una a diritto, due a diritto, tre a diritto, poi si mette il filo davanti e se ne lavorano 3 a rovescio. Uno, due e tre. E vado avanti, 3 a diritto, 3 a rovescio, fino alla fine. Benissimo, io ho finito con 3 a diritto. A questo punto voglio sfasare il mio punto che vada tutto quanto verso destra in diagonale, come si vede qui. Quindi per fare questo ho bisogno di girare e cominciare. Invece di lavorare queste 3 maglie a rovescio, come vedo, perché ne ho finite 3 a diritto, lavoro una a diritto e poi 3 a rovescio, così sposto tutto quanto il motivo. Facciamo insieme questo ferro, quindi ne lavorerò una a diritto e poi di nuovo, quindi 3 a rovescio, 3 a diritto. Qui lavoro quello che vedo, soltanto che lo lavoro spostato di una maglia da una parte, a secondo di come voglio che la mia diagonale sia indirizzata, ok? Quindi adesso sono dopo non guardo più neanche, vado avanti, ne alterno 3 e 3. 3 a diritto, ora ne faccio 3 a rovescio e vado avanti così fino alla fine. Finirò con 2 rovescio. 1 e 2. Benissimo. Ora facciamo un altro ferro e sto quindi spostando il mio motivo verso destra. Quindi adesso praticamente qui vedete queste 3 maglie a rovescio? Ne devo spostare una in qua, quindi saranno una, due, quindi 3 a rovescio. Inizierò quindi con un diritto e 3 rovescio. Facciamo un po', un diritto e 3 rovescio, 2, 3 e poi di nuovo 3 diritto. Come vedete, questa prima che sarebbe la lavoro a rovescio perché sto spostando tutto il motivo verso destra. Quindi mi raccomando, dovete soltanto stare un pochino attenti all'inizio del ferro per non confondersi. E calcolate che quando lavorate sul davanti del lavoro il motivo si sta spostando verso destra, mentre quando siete al ritorno del lavoro il motivo si sposta verso sinistra, perché il motivo è double face. Eccolo qua.
ma con un pochino di attenzione si va avanti molto velocemente e viene un motivo veramente carino carino. Vado avanti ancora un pezzettino e vi faccio vedere come viene. Ho finito questo ferro, giro e anche qui guardo per bene come è il mio lavoro. Quindi qui ho le tre maglie a rovescio, dovrò spostare tutto quanto verso sinistra adesso. Quindi questa sarà a rovescio nuova più queste due, quindi ne devo lavorare tre a diritto all'inizio. Perfetto, ne lavoro tre a diritto. Magari per aiutarvi sul mio blog posso anche fare una lista scritta per benino di tutte quante come si alternano i vari ferri. Però se vi abituate anche a vedere cosa avete sotto, diciamo la cosa poi dopo vi rende più indipendenti, ok? Come potete vedere, già dopo pochi ferri si comincia a vedere subito molto molto bene questo motivo. E un piccolo trucchetto per contare quanti ferri abbiamo fatto, che non è molto facile, io di solito conto le colonnine, per esempio. Tipo qui ho fatto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se comincio con quest'altro nuovo è il tredicesimo ferro, quindi sono sul tredicesimo ferro. Quindi diciamo che ogni riga diagonale sono 3. Ok? Spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi ringrazio per essere arrivati a guardare fino alla fine ed eccomi qui con la mia aiutante sempre presente Bibi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!